Se mostrati, vanno compilati i seguenti campi: la data in cui si è svolta la prova, la tipologia di valutazione, orale, pratico, scritto. Se presenti gli obiettivi, in questa schermata non sono presenti, sto solo inserendo voti multipli. La valutazione. La spunta sulle caselle fa media oppure non fa media. La descrizione per la scuola e la descrizione per il tutore. Per evitare di scrivere o di fare copia e incolla per ogni casella sul campo descrizione scuola, si può procedere come segue. Nella parte superiore della pagina, digitare la descrizione del compito. Successivamente, cliccare sopra il pulsante copia descrizione scuola su singoli alunni. Se si vuole che la descrizione inserita per la scuola venga inserita identica anche nella descrizione per il tutore e per l'alunno, cliccare sul pulsante copia descrizione scuola su descrizione tutore. Da qui, cliccare sul pulsante copia descrizione tutore sui singoli alunni. Ciò che viene scritto nel campo di testo descrizione scuola è visibile solamente al docente e al dirigente. Ciò che viene scritto nel campo di testo descrizione tutore alunno è visibile dal docente, dal dirigente e dal tutore e dall'alunno. Perciò, utilizzare il campo descrizione scuola per annotare cose che devono anche rimanere riservate. Utilizzare il campo descrizione tutore alunno per spiegare il tipo di verifica che è stato svolto. Ad esempio,